Allora Massimo, parliamo adesso di grano tenero. Qui com'è andata? È andata bene sia dal punto di vista produttivo che qualitativo. Direi le varietà di riferimento, che diciamo sono più, le più seminate nell'areale, che sono Bologna e Blasco per quanto riguarda i rossi, sono andate molto bene. Molto bene è andato Aquilante per quanto riguarda i bianchi, che diciamo che Aquilante ha sostituito un po' Mieti per quella che era la storicità delle aziende di produzione bianca. È andato bene i biscottieri, sia per quanto riguarda Bramanti che Palle d'Or, che sono le varietà anche in questo caso di riferimento per noi. A livello di novità, sicuramente ha dato ottimi risultati produttivi Fort Blanc, un grano bianco di recente introduzione, e dato produzioni veramente importanti con della qualità buona. Varietà che c'è chiaramente da verificare ancora nei prossimi anni, perché è proprio di recente introduzione, quindi non abbiamo ancora una storicità da poter dire che è una varietà che si adatta bene al nostro clima, anche perché è una varietà molto tardiva e quindi potrebbe poi andare nel futuro incontro a quelli che sono i fenomeni della stretta e quindi perdere molto in quelli che sono i valori magari tecnologici, tipo peso specifico, proteine e quant'altro. Produzioni medie per i grani teneri? Produzione media si oscilla sicuramente oltre le 70 quintali per ettaro, con punte anche vicino ai 90 quintali, che qui è giocato molto, diciamo, quelle che erano le sistemazioni dei terreni, l'epoca di semina, sicuramente epoca di semina che ha pagato quelle un po' più precoci intendo dire metà di ottobre, comunque non chiaramente troppo presto, e quindi investimenti giusti che quindi hanno portato quelle 500-600 spighe metro quadro che sono stati il top per ottenere qualità e quantità. E a questo punto andiamo a sentire com'è andata nel resto della provincia. Beh, diciamo che in un'annata di andamento stagionale favorevole un po' tutte le varietà hanno avuto buoni risultati, la produzione è stata legata soprattutto all'investimento metro quadro che c'era, però possiamo dire che si è confermato per l'ennesimo anno ottima varietà il Bologna. Abbiamo avuto anche altre varietà nuove, tipo il Bandera, che ci ha sorpreso, diciamo. Tra l'altro venivamo in un'annata dove, causa del vento stagionale nell'autunno scorso, abbiamo seminato del tenero anche a fine dicembre e gennaio. È il caso di questa varietà Bandera, che si è dimostrata veramente una varietà anche alternativa, quindi che si può seminare tardi e dare ottimi risultati. Fra le nuove varietà anche l'Altamira ci ha sorpreso positivamente. Poi indubbiamente dobbiamo tenere presente anche che in un'annata di non attacchi di malattie tutte le varietà in condizioni buone sono uscite bene. Quindi nella scelta nuova io dico attenzione a non prendere qualsiasi, magari c'è la varietà che sente dire ha fatto 100 quintali, andiamo coi piedi di piombo, perché comunque è stata un'annata molto favorevole dal punto di vista sanitario e dal punto di vista climatico. Non sempre è così a Ferrara, quindi inseriamo sì le nuove, però varietà come Bologna o come Calangò eccetera, che ci hanno dato in vari anni una certa tranquillità, manteniamole. Nella nostra realtà le varietà di grano tenero si sono comportate tutte bene, diciamo così. La varietà più seminata era Bologna, ha dato risultati soddisfacenti e le uniche limitazioni sulle performance della varietà sono imputabili più ad un punto di vista agronomico che non a un punto di vista della non produttività della varietà. E diciamo che le produzioni si sono aggirate tra le 6 e le 7 tonnellate, diciamo così, per quanto riguarda il grano tenero nella media, con punte decisamente anche superiori. Questo è successo per questa varietà, ma anche per altre, per far nomi Blasco oppure anche Aquilante, varietà che comunque sono andate bene anche qualitativamente, non solo a livello produttivo, i pesi specifici erano ottimi. Ottima direi che è stata la qualità molitoria dei cosiddetti tipo 3 di fascia alta e quindi Blasco, Bologna e Aquilante. In questo caso i pesi specifici sono comunque sempre stati superiori a 84-85 e le produzioni hanno oscillato dalle 6,5 alle 8 tonnellate del Bologna, dalle 7 fino alle 8,5 tonnellate del Blasco e per chiudere dalle 6,5 alle 7,5 di Aquilante. Buono è stato in questo gruppo anche il livello proteico, che comunque mediamente è oscillato da 12,5 a 13,5. Passando invece a quello che è il gruppo dei rossi tradizionali, normali, direi che qui bene si sono comportati o si sono distinti a Busson, Genesi e il nuovo ibrido Ixo,
con produzioni che sono andate dalle 6 fino addirittura alle 9 tonnellate ad ettaro, con pesi ettolitrici comunque mediamente da 80-82 e anche in questo caso con un buon livello proteico che è andato da 12,5 a 13. Proseguo analizzando quello che è il gruppo dei bianchi, qui abbiamo registrato positivamente la riconferma di Mieti che ha dato produzioni dalle 7 alle 8 tonnellate ad ettaro con un ottimo peso ettolitrico mediamente da 82 fino a 85 addirittura e con livelli proteici soddisfacenti da 13,5 a 14. Bene, in questo raggruppamento si sono contraddistinti comunque anche i più recenti A416 e Trofeo. Chiudo il comparto dei teneri con il gruppo dei biscottieri, qui si riconferma comunque Artico con produzioni da 6,5 a 8 tonnellate per ettaro, pesi ettolitrici per questo raggruppamento soddisfacenti da 79 fino a 81-82 e anche qui un buon livello proteico sul 12-12,5.